Mauro Liassi e sono qui nel mio, nel nostro ristorante di me e di mia sorella Katia a Senigallia a preparare questa ricetta classica, super classica della pasta italiana, la carbonara. Ricetta semplicissima, molto gustosa, facile da realizzare. Gli ingredienti sono pecorino, parmigiano, dell'ottimo guanciale di maiale, ancora del guanciale, poi vi dirò perché, dell'aglio, dell'uovo, rosso d'uovo, un pochino di sale, la pasta, l'olio e il pepe. Mettiamo la pasta a cucinare in abbondante acqua. In questo caso la pasta viene cucinata quasi a cottura, perché poi il condimento è un condimento che non deve essere tenuto sul fuoco, per cui la pasta deve essere giustamente croccante e non si può tenere più in padella. Mentre la pasta cuoce si fa rosolare il guanciale. Quando il guanciale è rosolato si scola e lo si va a asciugare dall'olio in eccesso. Un tempo quest'olio veniva utilizzato per il condimento, ma risultava poi essere eccessivo perché l'olio supera il suo punto ideale di fumo e quindi rimane poi dopo indigesto. Facciamo bene asciugare il guanciale dall'olio, in questo modo, e abbiamo il guanciale rosolato. Poi per recuperare il sapore rimettiamo ancora dell'olio in questo pentolino, quindi mettiamo dell'aglio all'interno del pentolino, lo facciamo scaldare, quindi aromatizziamo l'olio con dell'aglio, ci mettiamo altro guanciale, in questo modo. Gli ingredienti devono semplicemente servire come elementi aromatizzanti. Avremo un olio aromatizzato al guanciale e all'aglio. Una volta che l'olio si è aromatizzato di guanciale e di aglio, noi lo andiamo a scolare in questa ciotola, in questo modo. All'interno della ciotola metteremo l'uovo, il formaggio, un pochino di pepe. Scoliamo tutti quanti gli ingredienti e abbiamo il tipico composto per la carbonara. La butto qua dentro. A questo punto mettiamo i nostri spaghetti all'interno di questa ciotola dove c'è il condimento. Mescoliamo. Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura. Sciogliere un po' il composto, poi per facilitare la mantecatura lo passiamo in una padella. Mantechiamo bene. Aggiungiamo il guanciale, il pepe, ancora un pochino di parmigiano o di pecorino. In questo modo i nostri spaghetti classici alla carbonara sono pronti, il piatto è estremamente gustoso per qualsiasi tipo di palato.